forze che muovono la storia, credo che possa significare anche che la storia non è un meccanismo predeterminato, già prestabilito e che ha delle conseguenze che vengono da delle cause indipendenti dall'uomo. Ma l'uomo ha una grossa parte di libertà nel suo lavorare sulla storia e nel suo contribuire a questo. E mi viene in mente poi però anche la componente fondamentale dell'aiuto della provvidenza. E questa sì è una forza che muove la storia e che rende l'uomo felice.